Erano 10 anni che non venivo in questo posto, è fine novembre, siamo ancora in magliettina e ho sfruttato l'occasione per portarvi una moto che per me è stata fondamentale e che non avete ancora mai visto sul canale. Quindi benvenuti a Rozzano! Per quale motivo io avessi una mini moto? Semplice, perché quando ho cominciato a correre nel campionato italiano Sport Production io ho esordito che avevo 20 anni. Tutti i miei colleghi avevano già fatto tutta la carriera mini moto, mini GP, e quando prendevo paga mi sono chiesto, che è la domanda che si fanno tutti, cosa posso fare per migliorare? Guardavo chi avevo davanti, alcuni tra l'altro hanno fatto anche grande strada, tipo Michael Ruben Rinaldi, che oggi corre in Superbike, e la cosa che ho pensato ho detto, ma cos'è che hanno fatto loro che io non ho fatto? Cioè, se io penso di andare come loro, magari a capacità ci puoi stare, però se non hai fatto un determinato percorso, devo recuperare. Come a scuola quando ti bocciano. Cosa posso fare per recuperare? Loro hanno fatto le mini moto, io non le ho mai fatte, allora ho detto, a 22 anni mi compro la mini moto. Che mini moto è e come funziona? Questa è una mini moto DM, l'ho utilizzata per un sacco di anni e venivo appunto qui a Rozzano. Lavoravo, avevo il giorno libero il giovedì e io il giovedì, cascasse il mondo, ero qua dentro ed ero sempre come oggi, da solo, perché chi è che viene a girare il giovedì a Rozzano? Nessuno. Però qua dentro ho giocato e ho imparato tutto quello che mi serve oggi, la tecnica della moto, il setup, perché la moto è semplice, però è molto difficile e va messa a posto. Quando poi ho smesso di utilizzarla, ho deciso di restaurarla, farla una bomba, e poi è rimasta lì e oggi è il primo giorno che la utilizzo. Come vi dicevo, mini moto DM, e quando ho deciso di restaurarla ho messo il motore Yame CS50 a liquido, che è uno dei più potenti. Adesso non mi ricordo, non sono molto esperto, ma dovrebbe essere uno dei più potenti. Avevo fatto la grafica e vi assicuro, e vedremo oggi, che la moto è una bomba, è come se fosse una moto GP. Quindi adesso ci cambiamo, devo rodare la frizione, dopo vi spiego che cos'è e cosa bisogna fare e entriamo a vedere Rozzano dopo 10 anni e se questo gioiello funziona. Questo oggettino, se non te ne intendi, a guardarlo da fuori ti fa molto ridere, ma è estremamente formativo per la guida e per la meccanica. Non avendo le sospensioni ti obbliga a giocare con il corpo, perché l'interasse è cortissimo, con i comandi, gas, freno, con le regolazioni, carburazione, rapporto, pressioni delle gomme e appunto la frizione. Le frizioni delle mini moto sono centrifughe, come quelle degli scooter, molto più piccole e sensibili, e quando sono nuove vanno rodate. Adesso ho fatto 2 giri e già slitta, non sono sicuro che sia la mescola giusta per un motore così potente, però proviamo.
beve, porca troia. Come immaginavo, piccolo problema tecnico, abbiamo perso un po' di tempo, infatti il sole sta andando giù. Avevo preparato questa frizione che secondo me è vetrificata o è una mescola che non va bene per un motore così potente, anche perché vi ho detto, entro a rodarla e non sono riuscito a fare nemmeno... Ho fatto un giro fuori, ho controllato che fosse tutto a posto, comunque niente, slitta la frizione. Ho preso un mio vecchio ricordo che pare funzioni. Questo motore CS consuma come un aeroplano, ragazzi, cioè ancora non ho fatto niente. Io, questo è il primo approccio, spero di portarvi un video sul canale dove sarò più a posto, dove vi farò vedere come questo coso, se tu apri e chiudi nel rettilineo, ti cappotti. Va troppo forte. Quindi adesso frizione l'abbiamo messa, la benzina l'abbiamo fatta, dentro a dare gas. Allora, vediamo se con la benzina e la frizione ci siamo. La figata delle mini moto è questa, che si portano così, dal codino e le porti. Poi vedete che non ho sugli stivali ma ho su delle scarpette, appunto perché tutti quelli che chiedono ma come fai a stare che sei così alto sulla mini moto, perché sulla mini moto si sta così e se hai gli stivali da moto non riesci a guidare, infatti si usano le scarpette apposta. Accendiamo con la cordicella e vediamo un po'. Tra l'altro qua si usano delle saponette molto basse e io non ce le ho più quelle lì, ho delle saponette da moto che sono un po' alte, però vabbè, dai, vediamo se funziona tutto. Già la sento un po' slittante sta frizione, eh. E no, mi sa che abbiamo fatto un bel danno. Niente ragazzi, non è giornata, saltato via un pezzo di frizione. Va bene così, ho provato a usare gli avanzi ma non ci siamo. Che palle cazzo, 3 giri e mezzo, vaffanculo, saltato via un pezzo di frizione. Questa è la bega grossa delle mini moto, che comunque dai, è semplicissima, ha 4 cose, ma quelle 4 cose devono sempre essere a posto. Già il fatto di non avere le sospensioni toglie tutte le scuse delle moto grandi. Qui però non è concesso non avere la carburazione giusta, non avere la frizione a posto e avere il rapporto sbagliato. Il fatto che sia semplice a livello costruttivo non vuol dire che sia facile da gestire, ha un sacco di manutenzione e se hai la malattia giusta per starci dietro ti forma e non poco. Ops, si è proprio rotto tutto. Credo che dovrò buttare anche la campana. Sì. Azz. Cioè dai, mangiamo il nostro bel panino. Non male, malissimo. Allora, qua c'è la frizione della mini moto e quello che è successo è un bel danno, perché si è rotto uno dei ceppi della frizione e è andato poi a rompere tutta la campana. Come funziona la frizione da mini moto? Abbiamo i 2 ceppi, quello sopra e quello sotto, che grazie alla forza centrifuga si allargano e vanno a fare attrito sulla campana, e ovviamente la campana, la mini moto non ha le marce, è in presa diretta sul pignone, infatti la campana da una parte e il pignone dall'altra. Quindi voi quando accelerate siete in presa diretta con la ruota dietro grazie al collegamento della frizione. La frizione poi ha delle molle che possono essere precaricate, di varie durezze, per decidere l'attacco della frizione, a quanti giri attacca questa frizione. E il problema che abbiamo avuto stamattina è appunto che con questo tipo di frizione non va bene la mescola, quindi slittava. Ho preso e riesumato della roba vecchia che utilizzavo io, ma evidentemente 10 anni sono passati e...
e va bene così. Adesso ordiniamo i ricambi e spero di portarvi un altro contenuto su questo aereo, perché vi assicuro che merita, e nel prossimo video spero che vi rendiate conto come guidare queste cose è un disastro e estremamente formativo se vuoi fare poi il pilota. Questa Ale forse due giri li facciamo.